Eccoci. Allora, ok, giocatori, le ali li considera esterni alti e non, esterni di centrocampo. Tutti ci perdono. Quindi le ali li devo alzare, 4-3-3 diventa. Vabbè. Pjanić ci ho messo mediano, anche se mi è scritto centrocampista centrale. C'ho 87 contro 82. Super panchina, va bene. Ho fatto la tribuna, ormai fai prima a darmi la tribuna quando giocavo a Supremati. Almeno su 5 giocatori. Un'altra cosa proprio. Ci sarà una volta gioca la maglia bianco-nera a Juve. Prima, vabbè, tanto a gioco la maglia bianca celeste. No. Sì. Vabbè, andiamo. Chelsea Juve. Chelsea 10 punti, Juve 6. Ottava giornata, Chelsea nella classifica, io ancora in bassa classifica. È arrivata la prima vittoria contro il Manchester United per la Juve. Adesso vediamo se riuscirà a dare continuità ai risultati positivi. Il pareggio qua sarebbe buono, oro colato. Quindi gioca sta partita, poi quella di stasera e poi si arriva venerdì mattina. Con l'ultima partita dell'ottava giornata e la nona giornata. Se la riusciamo a finire per venerdì, sabato qualificazione, domenica Coppa dei Lupi. Ma nella partita di prima non ti sei accorto di niente, a parte la telecamera. Mi hai fatto caso, nessuno ci ha fatto caso. Quindi tu non fai eccezione. Modalità trasparente, diciamo, hai messo i puntini un po' a cazzo dei cane, dei colori, si assomigliano troppo, però quando i puntini si distinguono bene, diciamo che può essere utile per capire alcune cose, per vedere come sono posizionati i difensori quando attacchi o gli attaccanti quando difendi.
vai lungo. Buono. Controllo. Oh, che parata. Lancio molto bello, ottimo controllo. Tiro mo, rivediamo. Non è che ha tirato proprio male, però chiaramente davanti al portiere va fatto meglio. Il portiere ha fatto una super parata. Squadra di Pia, la Coppa dei Lupi, scelta libera, Juve, Bayern Monaco o Ajax. Ci devi pensare ancora. Vabbè, c'è tempo. Ma Leicester, oh porco cane, una parata. Leicester l'hai controllato? Che è una bella squadra, da 4 e mezzo. No, non si simmetrizza. Napoli. Io sarei orientato sul Tottenham. A 4 e mezzo, sti cavoli.
Sai un'altra squadra che voglio prendere da un sacco di tempo, non l'ho mai preso, l'Atletico Madrid. Vedete, o più il Tottenham o l'Atletico. Che dici? Avanti, indietro, sopra, sotto. Vedi? Avanti. Mazza, fino alle 7 stai aperto oggi. Ti passi 13-14 ore. Tranquillo, stai lì, se c'hai modo di fatti fresco. Ecco Ronaldo. Certo, sì, numeri proprio. Mamma mia, si vede cazzo. Vabbè, l'importante è quello, poi di come lavoro è tranquillo, dai. So le ore e so scomode, però come lavoro è abbastanza tranquillo. Guarda se dà la punizione. Gol. Chi ha segnato? Ronaldo. No, che cazzo è Dybala? Cambia risultato a Stamford Bridge al 52esimo, la Juventus in vantaggio con Paulo Dybala. Chelsea 0, Juventus 1. Ecco i tifosi della Juve. Azione insistita. Poi Chelsea, quei due difensori proprio, porco cane, Stanley e Olio hanno fatto. Guarda che roba. Io sono Staglio, tu sei Olio. Che cazzo. L'importante è essere fresco. Vabbè, quindi 1-0, anzi 0-1. Qua abbiamo tutti i giocatori molto superiori a Juninho e Pernambucano. Punizione. Però ha fatto un bel tiro. Adesso Chelsea a testa bassa. Grande parata di chi è Buffon? Elite a seguire l'azione e chiudere. Loro stanno comunque sono rimasti 3 su 5.
Esce più. Anche se mancano 5 minuti, non c'è nemmeno mezzo. Beruacca, sorpresa. Vabbè, che cambi. 4-2-3. Questo CC. Vediamo, vediamo. Andiamo. Andiamo, calcio d'angolo per Chelsea. Triplo cambio nella Juve, sta vincendo 4 minuti dal 90esimo. Corner battuto corto. Marcos Alonso ci sta a pensare una vita. Bernardeschi taglia il pallone, però poi si va a rinfognare ed è costretto a spazzare il fallo laterale. Madonna, il pericolo oggi qui. Due del recupero. Ah, scesi, no. Finita. Seconda vittoria consecutiva della Juve. Altra vittima inglese. Questa volta vittoria è in trasferta a Stamford Bridge contro il Chelsea.
Qualche partita stiamo iniziando a vincere, che te devo dire? Stiamo sempre in deficit grave, in classifica, però. Qua Szczęsny proprio ha salvato, eh? Miracolo su Abraham. Botta Ronaldo. Ok, è una traversa, che cazzo? Traversa. E questo è il gol. Dybala approfitta di starle olio. E di destro. Fulmina Kepa per il gol che decide la partita, porta la Juve a 9 punti, mi pare. Guarda quei due. Poi il Chelsea ci ha provato, però ancora Szczęsny, ancora la difesa della Juve. Hanno mandato in porto la vittoria dei torinesi. Cioè, in pratica la Juve ha giocato tre portieri, porca mia. Due centrali e il portiere. Hanno rimpallato più tiri loro che tutte le parti del corpo. Vabbè. Mi faceva più piacere in pareggio, però sono contento per te, dai. Poi soddisfazione. Questa è di stasera. Poi magari la formazione me la faccio dal diretto. Classifica. Ho giocato Milan, Borussia e Nesto turno, ottava giornata. Il Milan ha vinto, la Juve ha vinto. Quindi stiamo un po' risaliti, dai. Mo manca, vabbè, pure il Napoli ha vinto col Barcellona, mo deve giocare, se fa un buon risultato sale pure il Napoli, purtroppo il Manchester United. Se riusciamo a mettersi dietro Borussia, Lokomotiv, Wolverhampton, è quello l'obiettivo poi, raga. Io penso se veramente riusciamo a fare la salvezza tutti e sei, anche se il Manchester United inizia ad avere un gap importante. Però la strada è lunga, sono scontri diretti, insomma, le avversarie non sono così forti, Lokomotiv Mosca e Wolverhampton, o comunque sono squadre con cui ci si può giocare. Loro hanno giocato, andiamo a vedere i risultati a proposito, sì. Però capito, l'obiettivo miracolo sarebbe quello. Uscì da sta stagione indenni e poi la prossima stagione la gestiamo un po' meglio, vediamo che potremo fare. Atletico Madrid, Wolverhampton 2-2, cazzo, secondo me è più il punto in casa della seconda in classifica. Liverpool Real Madrid 1-3, Real vinto ad Anfield, Milan Borussia 1-0, ancora Ibrahimovic, porco cane, Manchester City Tottenham 0-3. La capolista crolla in casa. Però non ne approfitta l'Atletico, ne approfitta il Paris Saint-Germain. E infatti, ha vinto a Mosca 2-0. Chelsea Juve 0-1, Lokomotiv Mosca Paris Saint-Germain 0-2. Io mo stavo concentrato soltanto sulla parte bassa della classifica. Però effettivamente c'è stato
un bel movimento anche sopra. Il Paris Saint-Germain ha ripreso Manchester City, che adesso è avanti solo per differenza reti. 17-17, si avvicinano Tottenham e Real Madrid a 16. Bello il campionato così. Atletico 15, 5 squadre in 2 punti. Seppure noi potessimo di la nostra, va bene. Liverpool 12. Vabbè. Per il Manchester è dura, io dico che per il Manchester è dura, però non è impossibile, perché comunque la quota salvezza ha 8 punti, 9 punti. Mancano la bellezza dei 22 partite. È chiaro che se continui a giocare a 4-3-3 e vedi che sta più a sveglie e cambi solo due giocatori perché sono verdi, è difficile. Deve trovare un modo del gioco che gli permette di sfruttare i giocatori che ha. E allora si può fare così. Non è manco così difficile, diventa una cosa abbastanza non facile, però manco così, capito? Fin dei conti sono una decina di punti da recuperare, tre vittorie le fai, stai un'altra volta in corsa. Però devi cambiare qualcosa, Francesco, non c'è tempo, però non c'è proprio il tempo materiale per farlo. È già tanto che dà la formazione, quindi sì, sarà dura, se continua così sarà dura. Con quel Rashford isolato lì. Poi sempre sto cazzo de Mata che dove lo metti. C'è il voto basso, no? Se cambia qualcosa sì. Borussia è un'altra candidata che dovrebbe retrocedere, perché ha fatto soltanto 3 punti. Ha vinto contro di noi il Borussia. 3 punti, ha fatto una vittoria, no? Non mi ricordo perché. Comunque sì, Borussia dovrebbe essere. L'ho battuto anch'io. Dovrebbe essere. Ah, ha vinto contro la Juve il Borussia. Pensate, quindi quei 3 punti li ha fatti contro la Juve. Sì, comunque dovrebbe essere una candidata a scendere insieme a Wolverhampton e Lokomotiv Mosca. Se riusciamo a far scendere queste tre. E poi se il Manchester non ce la fa, non ce la fa. Smetti che Manchester e Borussia a oggi sono quelle candidate che pare che scenderanno, e poi c'è stato un terzo posto che racchiude 2, 4, 6, 7, almeno 8 squadre. Ma sai che mo mi ricordo, sì, ho preso gol all'inizio. Cioè, comunque vatta a vedere il gol dell'Inter ieri, l'Inter Lokomotiv, intanto ai minuti di recupero lo trovi subito. E niente, poi stasera gioca Inter Barcellona, quindi qualcuno vorrebbe andare a 12. E poi Manchester Napoli è la sfida salvezza. Napoli pure si deve rialzare, se non lo fa col Manchester, de canto suo il Manchester è in un tunnel profondo, 7 sconfitte, 12 gol subiti, 0 fatti, 0 gol fatti, ragazzi, porca troia, vuol dire, cioè, insomma, vuol dire qualcosa non funziona del brutto. Mo' per quanto è la casa vitale, la CPU, tutto quanto, è vero, però 12 subiti, 0 fatti in 7 partite, 7 sconfitte, manca un pareggio, manca uno 0-0. Se cambia qualcosa, io vedete metterei Pogba a seconda punta, sti cazzi, tanto quello lo può fare, perdere un po' di overall, però almeno Rashford c'è un appoggio. Comunque Pogba se va al tiro segna, la porta va via, la spacca la porta. Il piede ce l'ha, c'ha tutto. Però non solo allenatore del Manchester United, anzi la squadra è messa pure sul cazzo, quindi spero che si salva con Francesco, però come squadra, come l'Inter, la Juve, non è che mi stanno simpatico. Comunque vabbè, qua chiudiamo, io gioco stasera. Ah, potremmo vedere un attimo il turno 9.
prima di chiudere. Turno 9 che faremo venerdì chiudiamo l'ultima partita del turno 8 e iniziamo questo turno che inizierà sempre io per primo. Tottenham Milan, porca puttana, Wolverhampton, questa pure Wolverhampton lo comodo in Mosca, speriamo il pareggio. Poi c'è il derby di Madrid, là è quartieri alti in centrodestra. Borussia Dortmund Liverpool, speriamo Liverpool vince. Chelsea Manchester City, anche qua ci interessa poco e niente. Paris Saint Germain Barcellona, Inter Manchester United, Juventus Napoli, quindi Simone, e poi tu giochi, dovresti giocare la sera, bel macello, speriamo te fa tutto un giornale, vediamo dai, perché quando sei ultimo tempo è un macello, quando è ultimo Luca è buono, tu sei primo, fra i primi, e Luca fra gli ultimi, si sposa bene, quando invece è così, però vabbè, fa niente, ci siamo sempre arrangiati, ci arrangeremo pure stavolta. Allora, vabbè, niente, dai, e poi la forma gliela mando dopo. Ti saluto Jacopo, ci beccavo venerdì. Domani ci sto. Ci beccavo venerdì mattina. Pomeriggio, sera, non so, vabbè, sera te no. Ti auguro una buona giornata. Niente, dai. Vedi tante riviste, porca troia. Spero che vedi tante riviste. Ti saluto.